Era il derby tra due squadre in difficoltà, quello tra DAF Montesivone e Acque Sapone. Se lo aggiudicano i campioni d'Italia per 2-1, dando così un po' di ossigeno alla propria classifica, mentre per gli angolani si tratta del quarto stop consecutivo. Non è stato un gran confronto a causa dell'alta posta in palio e anche per le diverse assenze su ambo i fronti. La DAF va a segno una volta per tempo, nel primo con Rogerio, nel secondo con Foglia. L'ispiratore delle due marcature è sempre Battistella. Il finale si infiamma perché Zerenato riapre la contesa con un destro da fuori. Poi l'arbitro espelle l'angolano Ferrera e manda su tutte le furie il tecnico ospite Lammers. Impensabile, perché prima che tutta la partita cercare di fermare il gioco, oppure cambiando qualcuno a pala, o qualcuno, oppure cartellino di giallo, che era il primo giallo che ha preso Murilo, era un fallo in lui, lui ha preso un cartellino di giallo, era sempre due peso, due misura. Però è quello che dico, esistono le difficoltà, oggi siamo un gruppo con difficoltà. Oggi tre giocatori non dovevano giocare, io li ringrazio, che hanno giocato con dolori, squadra come la nostra, che è fisica, sia nella fase di non possesso e che dovrebbe esserlo anche nella fase di possesso, con un gioco un pochino più a due tocchi, fatica e faticherà ancora per un mese fino a che non troverà la condizione e recupererà gli infortunati. Senza lo squalificato PC, giocatore determinante, la Ponte Pescara incamera un pareggio per 2-2 tutto sommato positivo contro la Lazio vice capolista e che, nonostante qualche assenza di troppo, ha mostrato tutta la sua qualità di squadra che può puntare al titolo. Per i pescaresi sugli scudi Morgado, prestazione coi fiocchi, impreziosita dal gol del 1-0, e Barigelli in versione paratutto. Se la Lazio per due volte ha faticato a trovare la via del pari, lo si deve al portiere della nazionale, infilato poi da una doppietta di Zanetti. Ad inizio ripresa la Ponte si era infatti portata ancora avanti con Menini. Io non sono mai contento per i pareggi, anche perché eravamo in vantaggio. È vero che sicuramente il pareggio è meritato perché la squadra purtroppo ancora una volta, ogni volta che noi passiamo in vantaggio contro queste squadre qui, c'è la paura di vincere. In Serie A2, gara dal pronostico chiuso per l'Area Legno Adriatica Pescara, uscita sconfitta sul campo della capolista Casino Venezia per 7-3, nonostante avesse trovato due volte il vantaggio con Puzzi e Favero. Sfortunata e ricca di recriminazioni per l'arbitraggio, la prestazione del Cuschieti, che cade per la seconda volta consecutiva in casa al cospetto della vice capolista Real Rieti. Inutili le doppiette di Dimuzio e Gerbasi per il Cus, superato 4-5. Pesano l'affrettata espulsione di Barbosa e la mancata concessione di un rigore nel finale. Ho parlato mercoledì e non parlo anche oggi degli arbitri. Chi ha occhi per vedere può vedere. Non so dare una spiegazione. Perché giochiamo bene, siamo anche una squadra educata. Non riesco a capire certi comportamenti. Però se l'arbitro ha visto così, va accettato. In Serie B, brutte notizie per la Tubi SP Loreto. Gli Aprutini pareggiano 2-2 a Manfredonia e vengono superati dallo Scafati al primo posto.